Buongiorno! Oggi è il 2 settembre, sono le 7 e tre quarti, 17 gradi di temperatura, si sta benissimo e noi siamo prontissimi per partire Ci sono l'Islanda! Partiamo per l'Islanda! Yeppa! Adesso intanto direzione? Direzione Roma, Fiumicino, prendere l'aereo. Direzione Praga, aspettiamo 5 ore e arriviamo a mezzanotte in Islanda. Con 2 ore di fuso orario, perciò arriveremo alle 2 praticamente. Si parte per l'Islanda! Siamo pronti per partire. Questo sarà il nostro nuovo compagno di viaggi. Siamo arrivati a Praga. Aeroporto di Praga. In quale parte del mondo andremo oggi? Islanda. Dove? Islanda. Islanda. Sei contenta? Sì. Quanto sei contenta? Tanto. Allora dacci un bacetto. Intanto ci riposiamo all'area relax. Visto che è un'area relax, Ambra si mette comoda come a casa sua. Ti metti comoda? Ore 22. Praticamente siamo rimasti solo noi. Non c'è più nessuno, tutti i negozi chiusi. Ah, ci sono le donne delle pulizie, almeno qualcuno c'è. Siamo al parco del Tingvellir, dove si separa la placca tettonica americana da quella parte e la placca tettonica europea di qua. Ci stiamo addentrando dentro la placca tettonica. In realtà la guida ci ha detto che la linea dove si separano le due placche sarebbe molto più ampia. Però per fare una cosa un po' più scenografica ci dicono che è solo questo pezzettino piccolo stretto. Questo è stato piccolino. Pazzesca. Guarda che buca che ha fatto. Guarda che buca, si sta riempendo adesso. Ogni 6-8 minuti è rutta.
lo Strohkur. No! Spettacolare! Questa è l'acqua che viene giù dai geyser. Abbiamo appena visto un po' di eruzioni favolose dello Strohkur. Li spruzza a 80-100 gradi l'acqua. Com'è questa, marito? È tiepida. E si sente un po' l'odore di zolfo. Il ristorante Tavola Calda vicino al geyser Strohkur. Abbiamo preso il pesce con riso, patate, verdurine miste. L'aspetto non è male. Vai Ambra, il massaggio. Vai. Ambra ha scelto le polpette. Come sono le polpette? Si mangiano. Qua il cibo per i cavallini. Per i cavallini islandesi. Alle cascate di Gullfoss. Bellissime. Di Gullfoss è veramente splendida. Ogni metro ci regala delle prospettive spettacolari. E poi con questa bellissima giornata di sole ce lo stiamo godendo proprio. Bello, bello, bello. Giù all'orizzonte si vedono degli ghiacciai. Il cratere di un vulcano. Abbiamo pagato 400 corone per entrare a visitare questo posto. Solo gli adulti. I bambini fino a 12 anni non pagano l'ingresso, è gratuito.